So pack up your troubles in your own kit bag and smile, smile, smile. Bene, ritorniamo in questa seconda parte che si trasforma un po' come in una coda finale, perché non abbiamo nessun ospite, ma volevo ringraziarvi dopo questa, credo e spero, interessante intervista con il questore di Foggia, un privilegio, un onore che davvero abbiamo avuto nei nostri studi. E io vorrei ringraziare a questo proposito la dottoressa Anna Santoro della questura di Foggia e anche la dottoressa Rita Montrone che ci hanno aiutato in questo percorso con questa figura istituzionale qui nei nostri studi. Culturalmente Impegnato finisce il regolare andamento di questa trasmissione, che porta all'attivo ben 8 mesi di programmazione e più di 30 puntate al suo seguito, ma non vi lasciamo essenzialmente così, perché durante l'estate ci saranno appuntamenti speciali, interviste che vi verranno comunicate, ma l'andamento ordinario, l'andamento settimanale di Culturalmente Impegnato si blocca qui, per dare anche spazio alle numerosissime attività che si terranno all'interno di questa estate, si pontina. Chi vogliamo ringraziare? Vogliamo ringraziare innanzitutto tutti i telespettatori che sono stati qui con noi, che ci hanno sostenuto attraverso le frequenze di 659, attraverso il www.manfredonatv.it e anche attraverso i social network, Facebook, Twitter e anche attraverso YouTube, che hanno visualizzato i nostri prodotti. Voglio ringraziare tutta la direzione, quindi la parte alta di Manfredonia TV per aver creduto in questo progetto ambizioso, portare la cultura all'interno di una prima serata. Sicuramente non è cosa da poco, ma noi siamo folli e quindi vi abbiamo voluto portare questa sfida culturale all'interno del palinsesto di Manfredonia TV. In conclusione, tutta la parte tecnica, a cominciare da Andrea Colaianni, Ania, Donato, che ci sono stati accanto, perché vi devo anche confessare, siamo arrivati alla trentesima puntata, che lavorare con me non è facile, e sicuramente adesso dietro le telecamere ci sarà un sospiro di sollievo, perché finisce definitivamente per la prima stagione questa lunga avventura di 8 mesi. In conclusione, davvero tutte le persone che ci hanno aiutato, tutti gli ospiti, e davvero sarebbero tantissime a ringraziare, qui andremmo fino a notte inoltrata. In conclusione però voglio ringraziare tutti gli amici della stampa, a cominciare da Stefania Labella, Francesco Pesante, Lucia Piemontese, Anna Maria Vitulano, che ci hanno aiutato per comunicare, perché siamo stati anche questo. Culturalmente Impegnato doveva comunicare qualcosa al territorio e l'ha fatto anche grazie alle testate giornalistiche, tutte, È Stato Quotidiano, L'Immediato.net, Quotidiano di Foggia, tutti grazie, perché avete reso questa stagione di Culturalmente Impegnato indimenticabile. Io vi ringrazio e vi do appuntamento da venerdì prossimo, perché ci saranno le repliche della prima stagione, e poi quest'estate stesse frequenze, stesso conduttore per adesso, e stesso programma, stesso format, per raccontarvi tutto quello che c'è di culturale all'interno della nostra città. Buona serata e grazie ancora a tutti per essere stati qui con noi, per aver cambiato anche in un certo senso il vostro venerdì sera attraverso la cultura, attraverso lo spettacolo e l'arte. Grazie mille e alla prossima stagione di Culturalmente Impegnato. Grazie a tutti. Pack up your troubles in your old kit bag and smile, smile, smile. Just think of all the happy times. Oh,